paura dell'esame e delle interrogazioni. La paura dell'esame tocca circa il 20% dei giovani. Molti giovani hanno paura dell'esame o di essere interrogati. Ma quando questa paura diventa molto intensa, ecco che si trasforma in fobia. In questo caso la persona non è più in grado di andare a dare un esame o si blocca anche di fronte alle interrogazioni. Vi ricordo che la fobia è un attivare risposte emozionali particolarmente intense, quali tachicardia, sudorazione. E poi è caratterizzata da due comportamenti, fuga ed evitamento. La persona, quindi, che ha la fobia dell'esame non è più in grado di sostenere un esame, lo evita e si blocca. Vi rendete conto che diventa molto invalidante. Molti giovani, si bloccano ad alcuni esami, magari dal termine, e quindi vedono il loro futuro che svanisce, i loro obiettivi che non si possono concretizzare. Anche il giovane che di fronte a alcuni insegnanti si blocca, rischia di non poter portare avanti il proprio piano di studi. Vediamo. Come è possibile uscire da questa fobia invalidante? Le tecniche a disposizione che hanno dimostrato in modo scientifico la loro validità sono la desensibilizzazione sistematica, l'inoculazione dello stress e per ultimo l'esposizione in vivo. La desensibilizzazione sistematica vuol dire insegnare alla persona ad immaginare la situazione ansiogena unita al rilassamento. In questo caso sappiamo che l'ansia aumenta man mano si avvicina il giorno dell'esame e dell'interrogazione. Già magari 3 giorni prima, 4 giorni prima, l'ansia incomincia a manifestarsi. Per raggiungere il suo culmine, noi diremo il cento di disagio, nel momento in cui si trova davanti al professore o quando è in attesa di essere chiamato. Quindi la prima parte è immaginare queste situazioni, riuscendo a rimanere calmo. Ci si prepara meglio ad affrontare la situazione. Un'altra tecnica ampiamente utilizzata è lo stress inoculation training. La persona in ogni caso viene allenata a gestire i propri pensieri, il modo di parlarsi in modo negativo. E per ultimo, la persona verrà allenata gradualmente ad affrontare le situazioni. Pensate, mi viene in mente anni fa, una signora che aveva sviluppato una tale paura, cioè fobia dell'esame, che provava già solo disagio ad avvicinarsi all'università. È stato necessario gradualmente riabituarla già soltanto ai locali. Quando la persona avrà applicato bene queste strategie, avrà gestito 3 aspetti importanti, avrà imparato a gestire. Uno, i suoi pensieri negativi, del tipo non ci riesco, non ce la faccio, non sono all'altezza. Due, le sue risposte emozionali, tensione muscolare, tachicardia. E terzo, il comportamento manifesto.
cioè la persona si troverà davanti al professore e sarà calma, sicura e tranquilla.